Amici di Start, a settembre inizierà il nuovo anno scolastico. Negli istituti superiori, soprattutto negli istituti superiori, ci sono però dei problemi logistici, tanto che i dirigenti della provincia hanno chiesto un incontro all'assessore Luisa Lantieri, assessore regionale agli enti locali. Ne parliamo anche con Marinella e con Lidia. Marinella Adamo, preside del dirigente dell'istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci. Sì. Quali sono i problemi? Sì, più che a livello logistico, noi abbiamo problemi a livello amministrativo didattico per il mancato funzionamento che, per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, fa capo all'ex provincia, attuale consorzio dei comuni. Attualmente nulla ci è stato dato, stiamo riuscendo a mandare avanti l'ordinario attraverso anticipazioni di cassa che non sono più sostenibili. Quindi noi rivendichiamo il nostro diritto di essere messe nelle condizioni di operare al meglio nell'esclusivo interesse dei ragazzi. Tutti devono sapere, le famiglie in particolare, che le scuole stanno vivendo questo momento di sofferenza finanziaria e siamo qui per cercare di creare una linea comune con esponenti politici, con l'amministrazione, affinché si possa sbloccare il finanziamento alle scuole ed iniziare serenamente con il nuovo anno scolastico. Lidia Di Gangi invece, preside del liceo classico scientifico di Piazza Merina e anche adesso dell'industriale. Dal primo settembre sarà... Allora Lidia, in pratica cosa non riuscite a fare? Ovviamente è stata chiarissima già la collega, quindi i problemi amministrativo-contabili quindi sono notevoli. In pratica non riuscite a pagare neanche le bollette? In pratica l'ex provincia dovrebbe finanziare chiaramente le istituzioni scolastiche e quindi pagare le utenze e tutto ciò che necessita per la sopravvivenza di un'istituzione scolastica, ma da un paio di anni a questa parte le priorità sono altre. Le province non esistono più, gli stessi dipendenti dell'ex provincia hanno problemi con i loro stipendi, quindi noi in pratica siamo passati in secondo ordine e questo per noi non è assolutamente sostenibile, per il semplice fatto che ci ritroviamo a pagare ogni mese delle bollette altissime. Come diceva appunto la collega, siamo costretti a fare anticipazioni di cassa. Tra l'altro noi qualche anno fa abbiamo avuto anche la possibilità di avere questo budget dall'ex provincia che abbiamo gestito nel migliore dei modi e con i risparmi abbiamo potuto fare altro. Adesso non riusciamo neppure a far fronte appunto al pagamento delle utenze, quindi significa telefono, gas, luce. Per cui abbiamo chiesto anche tramite l'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi della provincia chiaramente di Enna, un incontro con l'assessore Lantieri, la quale qualche giorno fa ha presentato un disegno di legge del quale probabilmente ci parlerà e speriamo che ci possano essere risvolti positivi e delle novità, perché altrimenti davvero inizieremo il primo settembre con gravissime difficoltà, anche nel mio caso logistiche, perché come sapete buona parte della struttura del liceo scientifico che è al piano Sant'Ippolito è inagibile, quindi sarebbe stato necessario anche un intervento finanziario per ristrutturarla e renderla agibile. Invece, come sapete, anzi ne approfitto per comunicarlo, il liceo classico sarà ospitato nei locali dell'industriale, quindi speriamo che inizierà nel migliore dei modi questo nuovo anno scolastico. Grazie Nicola. Grazie Lidia, grazie Marinella e sentiamo l'assessore. Okay. Luisa, qual è la situazione attualmente per le scuole? Allora, la situazione è drammatica perché, come tutti sicuramente avete seguito, io avevo chiesto lo stralcio, il prelievo delle province, perché le province vivono un momento drammatico, anche perché le competenze sono rimaste e sono competenze importantissime che riguardano i diversamente abili, come avete visto adesso la riunione con i presidi, e le infrastrutture e le strade. Perciò io avevo fatto un calcolo ben preciso, in 9 milioni più 19 milioni andavamo a 28 milioni e mezzo di euro e potevo dare una boccata di ossigeno alle ex province. Questo non si è potuto fare perché deputati del PD, facendo i capricci, non che io non volessi considerare che anche la condotta agraria, anche altri enti avevano necessità delle mensilità, per carità, perché tutti i lavoratori hanno bisogno della loro dignità, però per le province che non c'era un bilancio fatto, era per chiudere un bilancio quantomeno in negativo e non dichiarare dissesto. Per i capricci del PD, dove io ho fatto un attacco anche sul giornale,
non mi hanno voluto fare il prelievo, anche perché io avevo capito che non c'era più il tempo di portare la finanziaria bis a compimento, perché la finanziaria era composta da 28 articoli e nel giro di poche ore 28 articoli non si possono fare. E adesso in questo momento qual è la situazione? Cosa accade drammatica, perché giustamente i presidi devono riaprire le scuole e non hanno la possibilità di pagare le bollette, di pagare l'acqua, perciò un problema anche di igiene diventa un problema improrogabile. Io domani mattina sarò a Palermo per utilizzare immediatamente la suddivisione dei 19 milioni, anche se diventa problematico specialmente per le province piccole, perché giustamente i sindaci delle città metropolitane vorrebbero fare una ripartizione in base alla popolazione, e voi capite che chi vive come Enna, Ragusa, Agrigento, in province più piccole, il disastro si sentirebbe ancora di più. Anche perché il 2015 siamo riusciti a superarlo, perché c'è stato l'avanzo di amministrazione e il bilancio annuale, ma il 2016 ormai la maggior parte delle province non hanno più avanzo di amministrazione. Situazione drammatica, noi dobbiamo cercare di garantire tutti. Ripeto, per me il gioco era fatto, perché con 28 milioni non sono la vera necessità delle ex province, però è sempre qualcosa che arrivava e dava la possibilità di pagare le bollette e di pagare gli stipendi. Questo non è stato fatto, ora l'aula riapre il 13, domani io ho una riunione col mio direttore generale per capire come possiamo immediatamente ripartire 19 milioni e mezzo, metterli in parte corrente, perché non possiamo utilizzarli per renderli disponibili immediatamente. Però c'è la problematica dei 9 milioni, ripeto, per giochetti d'aula, dove io devo ribadire che la minoranza mi aveva dato la disponibilità di votare il prelievo.